Il basket giovanile è protagonista in penisola sorrentina nel weekend dell'Epifania, con la quarta edizione del torneo Befana in Costa di Sorrento, promosso da tuttotornei.com, leader in Campania e in Italia nella realizzazione di tornei giovanili. È un evento, questo per il quarto anno consecutivo, è cresciuto negli anni e da quest'anno è sotto il marchio della tuttotornei.com. Che si avvale di professionisti che dal 2006 fanno dei tornei un po' in tutta Italia. Le novità di quest'anno della tuttotornei.com, questa bella manifestazione che per il quarto anno consecutivo si svolge nella penisola sorrentina e vede un po' la partecipazione di squadre di basket da tutta Italia. Infatti sono venuti da Como, dalla Sicilia, da Reggio Calabria, molte dal Lazio, dalla Puglia con Lecce, e siamo molto orgogliosi noi della tornei.com di fare questa manifestazione, che è diventata un punto di riferimento per il basket in Campania e soprattutto in penisola sorrentina, che è un luogo meraviglioso. Inoltre facciamo anche altre manifestazione sempre di basket che si svolgono sia a Viareggio, adesso per il carnevale, sul lago Isea a Pasqua, poi nel Cilento la famosissima Sport Festival Benvenuti a Sud, che si fa tra Pestum, Castellabate, che ormai è un altro appuntamento consolidato. La tuttotornei.com, al di là del basket, si prefigge di essere un portale di tornei top in Italia che riguardano un po' il basket, il calcio e il volley. Tanti giovanissimi atleti dalla Campania e non solo, accompagnati dai tecnici e dalle famiglie, che hanno preso parte alla full immersion dedicata alla palla a spicchi. Sì, è la nostra prima esperienza, partecipiamo con due gruppi, un gruppo under 15 e il gruppo under 14. Sicuramente sarà un'esperienza formativa per i ragazzi. L'ambiente è ospitale. Pure la manifestazione è stata carina, semplice ma carina, molto bella. A trionfare nelle categorie Aquilotti è stata la Partenope Napoli, in quelle esordienti la Itri Basket, seguita poi dalla doppietta nelle categorie Under 14 e Under 16 dalla Cucciago Bulls Como. Noi è la prima volta che partecipiamo, ci siamo trovati molto bene grazie all'organizzazione di Tutto Tornei che ci ha accolto. Torneremo sicuramente anche per altre edizioni. Siamo molto felici di essere qui, anche perché abbiamo visto che un contesto, oltre che dal punto di vista geografico bellissimo, anche dal punto di vista organizzativo, ci sono molte rappresentative che vengono da diverse città d'Italia, quindi sicuramente è un motivo di crescita per i ragazzi soprattutto e per noi della società, allenatori e gli accompagnatori. Sicuramente cercheremo di tornare anche con altre categorie in modo da creare una sinergia con questo torneo e con gli altri tornei che vengono organizzati da questa associazione. Dopo il successo di Sorrento, i prossimi appuntamenti saranno quelli della Coppa Carnevale di Viareggio dal 23 al 25 febbraio, seguiti poi dal Lago di Seo Cup dal 9 all'11 aprile, dal quinto torneo Benvenuti al Sud nel comune di Castellabate dal 1 al 3 maggio e poi nuovamente in Costiera Sorrentina dal 31 maggio al 2 giugno con l'ottava edizione del torneo Costa di Sorrento.